Si scrive governo Renzi, ma si legge governo Merkel. Lei è il terzo presidente che non riceve nessuna legittimazione popolare, ma al contempo invece ha ricevuto una benedizione da parte di Bruxelles e da parte di Berlino. Questa è una delle motivazioni per cui la Lega non voterà la fiducia, si colloca fieramente e orgogliosamente all'opposizione. E non faremo sconti né a lei né al suo governo. Sappiamo che domani andrà in Veneto, andrà a Treviso. Le consiglio di passare dal governatore del Veneto Luca Zaia, che le dirà come poter risparmiare, ad esempio, sulla sanità, sui costi standard della sanità, circa 30 miliardi di euro con l'applicazione dei costi standard sul federalismo. Quindi è un consiglio che noi della Lega le diamo. Noi voteremo contro. Voteremo contro per quello che non ha detto ieri. Lei ieri non ha citato alcuni temi che a noi stanno particolarmente a cuore. Non ha parlato di Nord, non ha citato la questione settentrionale e le voglio ricordare che ogni anno dal Nord, dalle regioni del Nord, viene staccato a Roma un assegno di 50 miliardi di euro che finiscono nello Stato centrale e non si sa poi questi soldi dove vengono utilizzati. Al Nord si concentra la maggior parte delle piccole e medie aziende, al Nord c'è il PIL e quindi il rilancio del Paese passa necessariamente dall'affrontare la questione settentrionale che lei ieri non ha citato. Non ha citato un'altra parola che a noi sta particolarmente a cuore, che è il federalismo fiscale, che è la vera, unica riforma strutturale che può, da un lato, efficientare il sistema paese, dall'altro lato determinare e scaturire quel principio di responsabilità fondamentale, dall'altro lato quel meccanismo che può combattere gli sprechi e può recuperare quelle risorse oggi fondamentali per far ripartire il sistema paese e il Nord in modo particolare. Quindi noi voteremo contro per quello che non ha detto e voteremo contro anche per quello che ha detto. E le porto un tema in modo particolare sul quale è stato particolarmente generico, è stato carente, è stato superficiale, che è il tema della giustizia, che è un tema particolarmente caro al nostro paese. Su questo tema è apparso in modo evidente dove non c'è nessuna condivisione del programma tra le forze politiche che lo sosterranno. Lei ieri ha citato due telefonate e le fa sicuramente onore. Ha citato la telefonata che ha fatto a Lucia di Pesaro, una donna 36 anni che è stata sfregiata con l'acido dal suo ex fidanzato, e ha chiamato la mamma di Lorenzo Guarnieri, che è un ragazzo di 17 anni che è stato ucciso in un incidente stradale. Vede, queste due persone sono accomunate da un fattore, che entrambe sono vittime dei reati e nei confronti delle vittime dei reati serve tutela, serve sostegno e serve garanzia. E glielo dico perché in questi 10 mesi noi in quest'Aula, per opera e per mano del suo partito, abbiamo dovuto Il Paese ha dovuto sostenere e affrontare ben 4 svuotacarceri, ben 4 indulti mascherati che rappresentano la negazione dei diritti delle vittime. Presidente Renzi, i diritti delle vittime si tutelano non a parole, ma si tutelano con dei provvedimenti che garantiscono loro i diritti che sono stati lesi a seguito di un reato. E quindi la invitiamo, lei come noi, ha sicuramente a cuore l'istituzione del reato di omicidio stradale. C'è una proposta della Lega, c'è una proposta che venne fatta all'epoca dall'ex ministro dell'Interno Roberto Maroni, la invitiamo a prendere questa proposta di legge, portarla in uno dei primi consigli dei ministri e dare immediatamente esecuzione a questa richiesta che le vittime dei reati particolarmente chiedono. I problemi della giustizia sono altri. Lei ieri ha citato solo ed esclusivamente dei titoli, ma non ha dato contenuto, non ha detto come pensa di poter affrontare uno dei fardelli principali che il sistema giustizia ha. Noi abbiamo 9 milioni di cause civili e penali pendenti. C'è il problema dell'irragionevole durata dei processi. In Italia un processo dura più di 3.000 giorni. Noi su questi temi, su una giustizia giusta ed efficace, ovviamente la sfidiamo. Concludo, Presidente, dicendogli questo, che la Lega non verrà a sciacquare
i panni in Arno. Probabilmente sarà lei che dovrà andare a sciacquare i panni in qualche fiume tedesco. Grazie.